Gentili telespettatori, buona giornata. Io credo che tutti si ricordino Salvini che diceva: sono stufo del Movimento 5 Stelle. Qualsiasi cosa è no, 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 e un no a priori, un no spesso senza giustificazioni, un no che la unica giustificazione è no perché sì e basta, no, punto e basta. E adesso il PD ha capito esattamente di che cosa parlava Matteo Salvini, il leader della Lega, no? Bettini dice: siamo stufi per un certo andazzo, si cambi musica o si chiude. Quindi Goffredo Bettini del PD, i 5 Stelle vogliono bloccare il MES, bloccano la riforma delle autonomie, bloccano le alleanze alle regionali con il PD. Dice: siamo stufi per un certo andazzo. Abbiamo detto infatti che ci vuole maggiore coesione e lealtà. Spero che Conte a gennaio concordi un'agenda su cui l'intera maggioranza si possa confrontare e decidere. Dopo ci vuole più disciplina e più responsabilità. Rispetto il travaglio dei 5 Stelle. Va bene che tra noi non siamo un matrimonio, neppure un fidanzamento. Ma non si può ridurre questo governo a una scappatella domenicale per uno svago occasionale. I problemi italiani sono enormi, o si affrontano con efficacia, o è inutile stare al potere. Dice: non sono pessimista, c'è la possibilità di rovesciare l'orientamento di tanti italiani che hanno votato la destra, ma occorre più chiarezza di idee e tanta determinazione. Bene. Allora, lui dice che i problemi italiani sono enormi. E si affrontano con efficacia, o inutile che stare al potere. Però, caro signore, se Zingaretti, che non ha nessuna proposta per affrontare questi problemi italiani, la prima cosa che dice, la cosa più importante è la cittadinanza più facile ai figli degli immigrati, ovviamente cascano le orecchie, come aveva detto Di Maio, che dice: ma sono sbalordito. Questo Zingaretti mi viene a dire che la priorità in Italia, con tutti i problemi che ci sono, è lo ius soli, lo ius culturae, la cittadinanza più semplice agli immigrati. Ma aggiungo io, questo PD ormai è solo esclusivamente sinistra pura, perché il centro, che era più che altro Renzi, se n'è andato, Calenda se n'è andato. Quindi non è più centro-sinistra, il PD è sinistra come Leo, pura e semplice sinistra. Perché quale partito potrebbe pensare, dire: facciamo una proposta agli italiani, ok, la cittadinanza più semplice per gli immigrati? Ma cosa sta dicendo questo uomo? È fuori di testa. Quella si può fare dopo, si può migliorare, ma non è la priorità. Priorità ci sono tanti corsi, io avevo fatto un corso quando avevo 22 anni, un corso come direttore di supermercati del gruppo GS, no? Gestore, no? Gestore, vicegestore, quando avevo 22 anni, e avevamo fatto un corso proprio a Milano, alla sede del gruppo GS, su che cosa sono le priorità, no? Quando uno lavora o fa qualsiasi cosa, ci sono delle priorità. Bisogna mettere in ordine le priorità. Non si può fare a caso così. Ci sono delle priorità e lo ius soli non è la priorità. Lui dice, Bettini: io sono convinto che si possono portare via voti alla destra, ma occorre più chiarezza di idee e tanta determinazione. Allora, io più che chiarezza di idee, io direi che ci vogliono delle idee, perché come fanno a essere chiare delle idee che non esistono? Quindi prima bisogna avere delle idee, poi devono essere chiare e poi ci vuole determinazione. Lui dice: ma occorre più chiarezza di idee e tanta determinazione. Sì, hai ragione, però mancano le idee, che è la casa principale. Perché avere idee, attenzione, non è semplice. Bisogna pensare, confrontarsi. Invece andare avanti così per inerzia, ma sì, dai. Mi ricordo quando Di Maio diceva: dobbiamo fare un contratto con dei punti, e Zingaretti diceva: ma quale contratto? Facciamo un patto, no? Ci diamo la mano, un patto, niente punti. Perché niente punti? Perché Zingaretti non aveva nessun punto, non c'era nessun punto, non c'era nessuna idea. Vediamo per Bettini quali sono i problemi in Italia. Dice: c'è un problema di reddito per i ceti medio-bassi. Ci sono il dolore e la solitudine dei cittadini che si sentono dimenticati, marginali e privi di voce. Al di là delle polemiche mediatiche, il governo ha fatto sentire la sua presenza in tanti campi. Sì, nei campi dell'aumento delle tasse, che sono felicissimi gli italiani, no? Il dramma dell'Ilva è stato messo sui binari giusti. È stato messo sui binari giusti.
È stato il governo che ha provocato il problema dell'ILVA, però per lui è stato messo sui binari giusti. L'IVA non aumenterà. Bravo, l'avrebbe fatto chiunque. Nella finanziaria ci sono decisioni chiare di giustizia sociale. E qual è la giustizia sociale? Però vabbè. Di impegno sugli investimenti, di sostegno alle famiglie al mezzogiorno, su spinta in particolare del ministro Provenzano, le risorse per esempio per tenere aperte le scuole al sud anche nel pomeriggio e per intervenire nelle aree interne, fino ad oggi assai poco valorizzate, vanno nella direzione dell'inclusione e di una nuova rappresentanza. Mentre Castagnetti dice forse è il caso di tirare giù il sipario e finire con il teatro del governo. E lui dice, beh appunto, Castagnetti è un uomo di grande saggezza, se lui pronuncia parole così gravi significa che nelle prossime settimane è approvata la manovra di bilancio, o si cambia musica o finisce la musica. Bella questa, o si cambia musica o finisce la musica, sì perché questa musica non piace, giusto? Comunque andare subito al voto qualche mese fa sarebbe stato un azzardo, azzardo perché perdevate le elezioni, ma andando al voto anche adesso le perdete lo stesso, anzi... le perdete ancora di più, con un margine ancora più grande. Poi dice, accettare la sfida invece ha permesso almeno 3 risultati importanti. Evitare la bancarotta del paese, l'avrebbe evitata chiunque, punto, primo. E l'uscita dall'euro, ma quale uscita dall'euro? Ma cosa stai dicendo questo qua? L'uscita dall'euro, ma quale uscita dall'euro? Ve l'ho detto, questi signori del PD non hanno argomentazioni. Allora dicono che la destra vuole uscire dall'euro, che attualmente è una balla. Magari qualche anno fa era un caposaldo, adesso è una balla. L'uscita dall'euro è una balla. Che il centrodestra sia razzista, xenofobo e neofascista è un'altra balla. Quindi voi capite che mancano delle argomentazioni e delle idee serie per potersi confrontare col centrodestra e portargli via dei voti. Non puoi portare via dei voti al centrodestra se dici queste sciocchezze. Anzi, perderai voti sempre di più. E Zingaretti profetico diceva, facendo questa alleanza di governo, Salvini sarà presidente del Consiglio con un plebiscito. E sicuramente le parole dello Zinga si avvereranno, anche perché non ci vuole un genio della lampada per capire quello che sta per succedere. E poi dice, la terza cosa è rimuovere una posizione di isolamento ideologico del PD e ricominciare a fare politica. Isolamento ideologico del PD. Forse sta dicendo quello che dico io, che non c'è dentro niente nel PD, non ci sono contenuti. Allora perché prima parli di idee quando le idee non ci sono? Diciamo che questo signore dice la verità a tratti, no? La dice e poi tira dietro la mano, dice tu così, no? E comunque, è già qualcosa avere dei barlumi di lucidità ogni tanto, no? Infine, la promozione di una classe dirigente europeista e di grande qualità, a partire da Paolo Gentiloni e Roberto Gualtieri. Oggi, grazie anche a quella sfida, si affermano di fatto uno schema bipolare. Il campo democratico e la destra, no? Ok, da una parte ci sono i democratici e dall'altra parte c'è la destra pericolosa, no? Ma i democratici sono quelli che aggrediscono il sindaco di Modena, sua moglie, e l'altro assessore con la moglie che la spintono a terra e sputano, sono quelli che augurano la morte a Salvini, sono gli odiatori delle sardine che vanno in piazza perché odiano Salvini. Questi sono i democratici o i democratici sono quelli di destra? Sono un po' confuso. Chi si loda si imbroda. Questi detti popolari hanno sempre un fondo. Chi si loda si imbroda. No? Di solito quelli che dicono quello lì è un invidioso, chi lo dice è il primo invidioso. No? Quello lì è il ladro, gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo. No? Quelli sono fascisti. Chi sono i veri fascisti? Attenzione che esiste un estremismo di destra, esiste un estremismo di sinistra. L'estremismo di destra non è cattivo e l'estremismo di sinistra è buono. L'estremismo di destra è brutto come l'estremismo di sinistra. Gli estremismi sono dei poli molto simili. Gli estremi si attraggono, non si respingono, si attraggono, perché sono l'intollerante di sinistra è molto simile all'intollerante di destra. Sono persone a cui non si può parlare, perché vanno avanti coi paraocchi dicendo cretinate dalla mattina alla sera. Quindi attenzione, chi sono i veri odiatori in Italia?
Questo signore dice: da una parte ci sono i democratici, dall'altra parte ci sono la destra, i buoni contro i cattivi, il bene contro il male, eh? Vi ricordate? Non regge più questa storiella di Babbo Natale, o almeno gli italiani non credono più alle storie di Babbo Natale. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, non comporta assolutamente nulla, però con l'iscrizione avete la possibilità di sostenere il canale prima di tutto e di partecipare anche ai sondaggi che ci sono nella community e potete anche commentarli. Se vi risulta più semplice, siamo anche presenti in Facebook Tele Italia Notizie, dove trovate tutti gli stessi video che ci sono su YouTube e li potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buona giornata. Arrivederci.